su questa cosa poi del fare una vasca magari in modo un po' più semplice, dopo ci torniamo, che è un paio di domande. Voi tre siete tutti e tre acquariofili. Mi sbilancio nel dire esperti, visto le vasche che ci avete fatto vedere e che poi mostreremo chiaramente. Poi lui c'ha la scusa. Si va avanti. La moglie dice, no, io sto con Francesco. Salutiamo gli amici dell'albergo, che vogliamo ricordare così felici. Senza freni è una frase proprio in senso lato. Questo video è in collaborazione con Arto. Unisciti anche tu alla più grande community social di acquariofilia marina d'Italia e non perdere tutti i loro prodotti su www.artoshop.com. Bene, allora, ciao ragazzi, grazie mille per averci ospitato qui in questa location incredibile. Per rompere il ghiaccio io partirei in modo semplice, cioè in ordine, partendo dal buon Marcello, vi presentate. Mi dite chi siete, cosa fate in Arto e da dove nasce, come avete iniziato con gli acquari, da dove nasce la passione degli acquari. Poi ad Arto in sé come si è creata e tutto quanto ci arriviamo dopo, però intanto mi dite un po' di voi. Io sono Marcello, noi compariamo davvero poco nei contenuti che creiamo, tranne la nostra faccia principale che è Francesca. Io sono il fondatore dell'idea, del concetto Arto, nonché quello con meno esperienza acquariofila. Io sono Luca, appassionato acquariofilo di lungo corso e inversamente proporzionale alla statura, però ci sta. Vengo dalla vecchia scuola, poi man mano mi sono evoluto e sono sempre stato affascinato da tutto ciò che era, diciamo, divulgazione, confronto, quindi ho iniziato dai vecchi forum che si sono poi tramutati in nei gruppi, nei vari gruppi. Venni in contatto con Marcello un po' di tempo fa, che mi fece, diciamo, mi fece delle proposte. Siccome io avevo un background acquariofilo più consistente del suo, mi aggregai con piacere, però non sapevo realmente che cosa avesse in mente, soprattutto se avesse qualcosa in mente, dove saremmo arrivati o dove potremmo arrivare un domani. Mi occupo di problem solving per quanto riguarda, diciamo, strettamente connessi con le problematiche acquariofiche. Sostanzialmente, quando qualcuno ha bisogno e chiede, esatto, sul gruppo, io, quello che risponde, io ci sono, io ci sono. Per dare rispondo presente. Luca c'è. Fa anche le fatture. Mi occupo anche di quella parte, quella è un'altra storia. La parte grigia, l'importante è anche quello, giustamente. Bene, Francesco, raccontaci di te. Ciao, sono Francesco, vengo da Bitonto. Perfetto, come ti viene? E niente, faccio parte di questo gruppo, non faccio niente. Okay. Non è vero, non è vero. Voi siete testimoni oculari di tutto ciò che c'è qui. Faccio spieghiamo. Quello che si vede, basta. Lo spieghiamo, tutto quello che si vede qua, la room, questa parete in mattoni finti, in polistirolo, che è una roba incredibile. Tutto questo l'ha fatto tutto lui. E niente, mi diletto con quest'hobby dal 2008 e siamo arrivati qui grazie... Hai beccato Marcello. A Marcello. Ma quindi, sostanzialmente, questo lo chiediamo a Marcello perché mi sembra giusto. Come nasce Arto e soprattutto poi come nasce la room? Cioè, un giorno mi viene in mente, vorrei fare un gruppo di acquariofili, una stanza con degli acquari. Com'è? Arto è nata fondamentalmente da aver studiato un attimino da spettatore la situazione dell'acquariofilia marina in Italia per quanto riguarda la diffusione dell'hobby, la condivisione dell'interesse, eccetera. E mi sono subito innamorato di questo hobby guardando però un po' più oltreoceano, consultando un po' più, penso sia classico, tra i social c'è un po' più di traffico legato alle pubblicazioni americane e di altri paesi, diciamo, molto più avanti in questo hobby, nella diffusione e soprattutto nella comunicazione. L'intento era quello di avvicinare un po' quello spirito, questo hobby che, insomma, mi ha rapito, provare un attimo a, come posso dire, ad arrotondare quegli spigoli che sono i classici che possono incontrare i neofiti in questo hobby. Possono essere i costi, piuttosto che le difficoltà, lo studio che c'è dietro, eccetera.
Quindi la volontà era avvicinarli in un modo che, insomma, ipotizzavo che al minimo rischio, al minimo errore, al minimo, come posso dire, al primo episodio negativo con le vasche, si tende un po' a mollare, a lasciare tutto. Volevo creare un po' un sistema di intrattenimento, anche, insomma, di scambio di opinioni, di vedute, che potesse coinvolgere gli hobbisti anche, insomma, superando certe situazioni che da soli sono difficili da gestire. Ok. Che, insomma, è qualcosa che ho notato esserci altrove, che in Italia, insomma, ci si fermava un attimo i classici battibecchi da social, da forum, sì, ma non portano niente. A chi è più bravo, ma insomma, sono anche dinamiche che ci stanno, ma c'era la voglia di creare, insomma, qualcosa di più divertente, diciamo così. Ok. Soprattutto per far nascere nuovi appassionati, che è il problema principale di questo. Certo, purtroppo in Italia è molto delicato, lo sappiamo noi tutti. Ma e quindi poi materialmente, effettivamente? Poi pian piano, diciamo che il concetto di questa, non siamo sicuramente il primo gruppo attivo, il primo gruppo numeroso sui vari social, quindi abbiamo creato più che altro penso una forma di comunicazione un po' più fresca, un po' più originale, per affiancarci a quanto già era presente, senza voler assolutamente cambiare lo stato delle cose presenti. E sicuramente qualche appassionato l'abbiamo coinvolto, i social pian piano sono cresciuti, anche oltre confine, che era un po' il nostro interesse. Diciamo che il nostro, quello di voler fare una comunicazione internazionale, non è un vezzo o altro, è proprio la volontà di poter creare una diffusione e condivisione del sistema hobbistico italiano, confrontandoci con i tanti hobbisti europei e anche americani quando capita, insomma. Sì, questa era la volontà. Provare anche a far crescere un attimo il movimento acquariofilo, diciamo, marino. Ok, e secondo te ci state riuscendo? Cioè siete soddisfatti? La fortuna ha voluto che, diciamo, il nostro impegno è coinciso, forse è nata anche nel pieno del Covid, quando si aveva un attimo di tempo in più per poter condividere certi concetti e comunicare attraverso i social. Diciamo che siamo stati accolti non facilmente, perché la acquariofilia era fatta di concetti abbastanza fermi, anche sotto il punto di vista della comunicazione. Però abbiamo creato qualcosina che potesse avvicinare le persone a un modo un po' più leggero di gestire le vasche, con tutti i rischi che ne conseguono a livello di costi, eccetera. Però, diciamo, un modo un po' più consapevole e anche a volte un approccio un po' più soft per poterle gestire in maniera anche un po' più economica. Insomma, proviamo ad avvicinare al meglio gli appassionati all'acquariofilia marina. Poi, chiaramente, dopo, sfruttando le immagini, tanti colori, il bello che c'è di questo, al di là del nostro fare. Beh, fanno da soli i pesci, fanno da soli i pesci e i coralli, fanno tanto. Bene, su questa cosa poi del fare una vasca magari in modo un po' più semplice, dopo ci torniamo, che è un paio di domande che teniamo per dopo. Però prima di questo, voi tre siete tutti e tre acquariofili. Mi sbilancio nel dire esperti, visto le vasche che ci avete fatto vedere e che poi mostreremo chiaramente. Come si concilia questo doppiamente con il fatto che avete la room, che quindi c'è un impegno incredibile dietro? Come si concilia tutto questo con la vita familiare, la vita a casa, le mogli? Francesco ride. Francesco, parla Francesco perché ride. Vai, raccontaci. Beh, mia moglie, io la vedo. Con la scopa, no? No, mia moglie la vedo giusto una mezz'ora al giorno, non di più. Ok, tutto tranquillo. Sì, sì. È diciamo che è il classico impegno che allunga il matrimonio. Senti, io l'ho sposata perché era così, sapeva che ero io così, quindi non mi può dire niente. Okay. Sapeva quello che comprava. L'impegno fisico dopo l'avvio di questa avventura della Reef Room sicuramente ci porta via tanto tempo. Però tutti sappiamo, quando c'è di mezzo la passione, si prova a fare qualche sforzo in più. Poi lui c'ha la scusa. Si va avanti. La moglie dice: no, io sto con Francesco. Giusto, sto con gli amici, si fa tutto, no? Infatti, guardate, ci sono due telecamere lì, una lì. Ah, sono le mogli che vi controllano queste. Non si fidano. Giusto. A parte gli scherzi, è stato un passo fatto perché i nostri ideali, la room, era sempre quel luogo
di aggregazione. Ecco, parliamo un po' di questo. Da dove arriva? Perché? Perché la room? Beh, perché diciamo in casa c'è sempre quella, a parte Francesco che è quello con la vasca mega galattica, c'è sempre la voglia di avere qualcosa di più grande rispetto a quello che si ha. Quindi ribadiamo che abbiamo la vasca domestica tutti, oltre a quelle che veniamo a gestire qui quotidianamente. La voglia della room era quella di poter creare un contenitore. Diciamo nel periodo del Covid sicuramente non si è potuto fare, ma pian piano proveremo a farlo, dove poterci riunire come sta capitando con voi o con tanti altri appassionati che stanno venendo a visitarci, a condividere semplicemente le loro idee. Penso che anche voi che ci siete stati da mezza giornata potete, insomma, è spettacolare, potete testimoniare che si riesce a passare una giornata in compagnia. Ma assolutamente sì, sembra fatto apposta per l'aggregazione, le feste, per qualunque cosa. Diciamo che è l'angolo che ha raccolto un po' di più il nostro lato bambino. Sì, nell'immaginario pian piano la di ognuno che coltiva una passione. C'è un posto come questo, adesso che sia dedicato agli acquari piuttosto che a qualcos'altro. Io mi ricordo ai tempi miei col Subbuteo, avevo lo stadio, una parte del box di casa dei miei genitori tutto allestito, c'erano le tribune, cioè, e qui è la traslazione di una passione che diventa, poi si concretizza in un posto fisico dove poter dare sfogo, insomma, frustrazioni anche la propria passione anche insonorizzare. Molto bene. Tu Francesco cosa ci dici? Questa meraviglia qua l'hai fatta tu praticamente. Com'è stato? È stato un percorso molto lungo. Devo quello dire... che si dice quando non si vuol dire tipo le parolacce molto lungo. Allora, molto lungo. Però dai sfogo a tutto quello che vuoi fare senza avere nessuno che dice no, non fare così, quello è brutto, quello è così. Quello che volevi, quello che vuoi, è una tela bianca dove abbiamo. Ci tengo a precisare che ci ha schiavizzato tre mesi, soprattutto per quanto riguarda la pitturazione dei soffitti. Tre mesi per fare il cielo, sono stati 6-7 mesi. Sì, ci deve essere stata effettivamente un lavoro incredibile, poi la mostreremo nel video. Il bello è che l'abbiamo fatto con le, benché si possa pensare chissà cosa, ma sono tutti lavori venuti fuori grazie ad amici che ci hanno dato una mano in qualcosa, che può essere amici appassionati, amici anche appassionati loro, che chi aveva una specializzazione ci dava una mano a creare un bancone bar, qualcosa di altro particolare, cioè... più che altro lo sforzo è stato trasformarsi in carpentieri, perché persone come me lontanissime dall'idea di poter lisciare un muro, al di là di Francesco che sa fare tutto, insomma, è stato un trauma non facilmente superabile. Però il risultato sì, sì, ce l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato a casa. Anche siamo la prova che con l'impegno si può fare tutto, anche perché è molto più grande di come si vede sui social. Questo ci abbiamo fatto caso prima, nel senso che non c'è solo questa stanza dove siamo adesso, ma ce n'è anche altre due, tutte arredate. Spettacolo. Sì, sì, quando ci sono gli acquari di mezzo c'è bisogno di spazio. Lo so molto bene, sì, poi c'è tutto l'impianto tra le artemie dietro e il bagno, l'impianto osmosi, c'è una tanica enorme. E per fortuna che costa caro la corrente, altrimenti ne avremmo fatte tutte. Perdevamo il controllo della cosa. Sì, sì. Molto bene, bene, dunque passiamo alle cose un po' più acquariofile, secondo me. Le vasche della room. Adesso me le raccontate un po'. Raccontaci proprio la parte tecnica, allora, la gestione. Per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo optato ovviamente per quella che ci impegnasse tra le varie soluzioni il meno possibile, perché comunque gestire una vasca marina è già complesso. Pensare di gestirne più di una diventa veramente complicato, anche solo fare un giro test su 1, 2, 3, 4, 5, 6, su 7 vasche inizia ad essere un tantino impegnativo. Se poi si associa a questo concetto il fatto che necessariamente si viene a contatto con problematiche anche di natura differente, non necessariamente uguale, quindi vi lascio ben immaginare che non è proprio una passeggiata. Però gli imprevisti vanno moltiplicati per sé. Questa situazione ti forgia, ti riesce a dare anche una quadra,
ti riesce ad aiutare a capire le problematiche ancora prima che possano insorgere. Non è sempre intuitivo certe volte, però insomma ti dà un parterre di soluzioni e soprattutto un parterre di problematiche tali per cui non dico che diventi un esperto e uno bravo, però diventi uno che si confronta parecchio. Diciamo che l'esperienza è moltiplicata per 7. Sì, esattamente, anche perché sono comunque... Perché ormai gli allagamenti sono... Poi mi raccontate qualcosa. Sono comunque biotopi diversi. Uno è dedicato esclusivamente agli LPS, un altro è un misto LPS-SPS, altri sono medusari, un altro ancora è dedicato alle macroalghe e ai cavallucci marini in futuro. Quindi ognuno di questi rappresenta un mondo a sé, che ha problematiche sue e soluzioni sue. Noi abbiamo deciso di fondamentalmente di avere due acquari di punta. Una è la Master Tank, che è la più grande, dopo la farete vedere sicuramente, e un'altra è la Monster Tank, che prende il nome dalla rocciata che Francesco, mi ricordo un po' le creste, sì, panca, ha ideato, sembra un pesce roccia, non so se voi avete... No, dica che hai detto che la mia rocciata sembrava un mostro. E l'avevo chiamata Monster Tank. Volevo evitare, volevo rendere il tutto più romantico. Ma un mostro ci piace, fa ridere. Quindi no, comunque, insomma, in fase iniziale era effettivamente brutto da vedere. Poi adesso, con gli animali che abbiamo inserito e la loro crescita a... Come suol dirsi, madre natura ha ingentilito il tutto. è riuscita laddove noi non ci siamo riusciti. E la gestione è quella classica di un berlinese, quindi skimmer, una SAMP dedicata, con skimmer e supporto biologico, perché noi abbiamo fatto nascere le vasche in condizione assolutamente asettica, quindi rocce sintetiche, acqua nuova e batteri fondamentalmente. Sì. Come è noto dai nostri canali, usiamo una linea di batteri che concettualmente si fa a dogma di vecchio stampo, provenienti dal metodo del dottor Tim. Non mi sta ad impelagare, non vi sto ad annoiare con queste teorie, però siamo riusciti con sforzo, un pelino di dedizione e anche perché buon occhio a portare in Italia una linea di prodotti che aiuta parecchio lo start in queste condizioni, e i risultati oggi sono sotto gli occhi, anche sotto i vostri occhi, quindi abbiamo optato per una riproduzione batterica soft. Sì, fino a qualche anno fa effettivamente pensare di avviare una vasca con rocce morte era un'utopia praticamente. Sì, perché era un concetto che, con il quale ancora non eravamo venuti a contatto, tutto qua. Ma questo arriva ovviamente dall'America, perché di solito tutto arriva dall'America, se lo sapete, non so se lo sapete, da quanti anni si fa in America questa cosa? Cioè le rocce morte? Allora, le rocce sintetiche sono una cosa, le rocce morte è un altro... Cioè, dividiamo i due settori affinché sia più chiaro quello che andiamo a dire. Le rocce morte provengono comunque da una situazione che che può ricondursi a una vecchia roccia viva, di un acquario smontato, lasciata lì e diventa morta. Invece le rocce sintetiche sono quelle che o si riproducono in laboratorio con ceramiche, o rocce sintetiche naturali di provenienza tipo di cava. Okay. In Florida ce ne sono un sacco. Ovviamente le rocce sintetiche naturali al loro interno portano tutto ciò che è la storia temporale ha racchiuso all'interno della roccia, per cui tutti gli elementi che si è portata dietro, tipo da un temporale, un'esondazione, invece la roccia sintetica creata in laboratorio, ovviamente in condizioni inerte, per cui, oggi abbiamo un'ampia scelta, abbiamo la roccia viva. Fortunatamente sono stati dei concetti nuovi, come delle rocce ceramiche, esattamente un po' tutti conoscono, che offrono la possibilità anche derivata da dei propri studi, soprattutto per la colonizzazione batterica, che è il principale problema legato ad eventuali rocce. Ma quello che volevo capire è la prassi di avviare vasche con rocce, diciamo pure morte, perché c'erano già, esistevano già, a differenza di quelle sintetiche.
è una cosa che effettivamente, che voi sappiate almeno, in America si faceva già o comunque anche lì solo negli ultimi anni e poi da lì è arrivata in Italia? No, in America era già di largo uso. Anche perché ci sono delle restrizioni provenienti da una legislazione differente che vietava l'asportazione dal mare oppure la coltura in mare di determinati tipi di roccia, per cui si sono dovuti adattare un po' per necessità, poi ne hanno fatto una virtù e il concetto è venuto, diciamo, presto sposato da tutti gli altri paesi acquariofili. Quindi è nata un po' da lì questa cosa. Ha senso. Ok. E questo si collega a un'altra domanda che volevo farvi, questa è per tutti e tre, Francesco, della Marcello poi. Qual è la cosa, secondo voi, come posso porla, l'ausilio tecnologico, non per forza tecnologico, perché per me vanno bene anche le rocce sintetiche, per esempio, sì, come risposta, degli ultimi 10 anni, facciamo, dell'acquariofilia, che più vi ha facilitato, più vi ha cambiato in meglio, magari migliorato la gestione? Diamo ognuno la sua... Sì, ognuno dà la sua risposta. Per me è la qualità delle luci. La qualità delle luci con i LED, ti stai dicendo? Sì, diciamo, fondamentalmente abbiamo sempre utilizzato quelle all'interno della luce. Interessante anche perché ancora oggi ci sono dei detrattori dei LED. Assolutamente, nessuno lo mette in dubbio. Io non sono d'accordo, però... Fondamentalmente, diciamo, per la qualità della vita delle vasche, sicuramente la qualità delle luci, abbinate a tutto il resto, fa tanto. Ha fatto tanto. Ok, interessante. Io invece collocherei la mia risposta in base al grado di acquariofilo che ho di fronte, perché il neofita non guarda sicuramente a un KH Guardian piuttosto che a un sistema di automazione dell'acquario, perché è in fase di approccio, per cui per lui magari in quel momento quello che può essere più rilevante come scoperta, tra virgolette, dell'ultimo periodo potrebbe essere, che ne so, anche un multiparametro, un test multiparametro. Sai, i primi anni di un acquariofilo sono un po' croce e delizia. C'è l'entusiasmo, c'è la delusione, c'è la paura di aver comprato il giusto accrocchio o il giusto test. Però secondo me per un acquariofilo base, diciamo un neofita, quello che lo può meravigliare e lo può aiutare tanto in prima fase è la possibilità di effettuare una misurazione dei parametri fondamentali di una vasca, che può essere in fase di start nitriti, nitrati e fosfati, e in fase post start la triade, sicuramente non usando più i test colorimetrici ma tipo il Marine Master di Anaga Instrument piuttosto che un altro dispositivo similare. Invece per chi, per esempio come me, è già uno stato un po' più avanzato, che oltrepassa quel confine e diventa ossessione, l'acquariofilia, dipendenza, come dicono alcuni, quello che più mi ha aiutato e quello che penso che possa più aiutare un acquariofilo nel mio stato è quello di poter automatizzare la vasca al 100%. È facilissimo. Il wifi. Cioè, nel senso che la digitalizzazione di qualsiasi cosa, ok, cioè controllare le luci col telefono, sì, qualsiasi cosa, soddisfazione, ho 2000 app di quella, di quella, di questo, di quello, tutto tramite app. Da casa posso fare quello che voglio. E bello che quando gli chiedi, fra quanto sta il KH, devo controllare. Non sa quale app aprire, poi. Vabbè, ci vuole il tempo per capire di quale vasca sta parlando, di quale controllo sta parlando. Sì, beh, effettivamente si confonde. Prova ad aprire il wifi, vedi quanta roba c'è, no, quanti wifi si aprono. Lo lascio tranquillamente. Molto bene, visto che avete tutti acquari anche a casa, oltre a quelli in room, metodo di gestione preferito e tipologia di vasca preferita, le due cose vanno un po' insieme, per tutti e tre, quindi. Penso berlinese, come per tutta la room. Berlinese proprio così, sempre attratti, affascinati dalla tipologia di vasche con sabbia, ma... Però no. Tu eri un berlinese a casa? Anche a casa un berlinese, sì. Io dopo l'unica esperienza di DSB berlinese tutta la vita. Berlinese tutta la vita. Il DSB è molto complesso, che riproduce
quasi fedelmente ciò che fa madre natura, evito e faccio quello più facile. Ok, però questo ne parleremo meglio domani, però c'è qualcosina, qualcosa di particolare. Dipende, poi dai, si va troppo nel... Dici il nome, solo il nome. Sangokai? Metodo Sangokai. Domani ne parliamo di questo. Francesco? In room sono in minoranza, hanno deciso il berlinese. Okay. Per me, Miracle Man da vita. Miracle Man, questa è fantastica. Da dove... dici due parole in più, perché è una cosa... Sì, da dove ti viene? Perché sono, quantomeno è singolare questa cosa, no? Allora, l'automazione è la cosa migliore. L'autogestione è meglio ancora. La mia vasca va da sola da 4 anni, senza cambi d'acqua, senza niente. Devi solo controllare ogni tanto che non finisce la sabbia corallina nel reattore di calcio. Ok, quindi è indipendente. Parliamo non di c'è skimmer, traccio. Non c'è sì, nulla. Sì, diciamolo effettivamente, parliamo di una vasca da 2600 litri. 2600 litri. Con 600 litri di Samp ad alghe. Sopravvivente aiuta chiaramente, però Miracle Mud l'hai usato, lo usi, risultati pazzeschi dal 2009. Io non so neanche qualcuno ci sarà se c'è qualcuno che qualcuno mi contatta, lo faccia sapere, no, che non qualcuno mi contatta, però c'è talmente tanta ignoranza in giro che ormai non la usa nessuno. Va bene, ok, cambiamo totalmente argomento e vi faccio un paio di domande. Anzi, no, facciamo parlare sempre Francesco, che è già bello caldo e pronto. Allora, voi fate delle fiere, siete al Pets Festival, dopo aver avuto uno degli stand più grandi l'anno scorso. Francesco, ci racconti in 30 secondi, in 2 minuti, l'esperienza di organizzare una fiera, di organizzarsi per il Pets Fest? Così che cadono i capelli. Scusate, strido, ma... Devastante, assolutamente devastante. Bella, però molto impegnativa come cosa. Molto impegnativa. Poi a me per natura piace fare le cose con manie di grandezza, quindi mezze misure non ne ho. E ho tutto o niente. Voi siete a Bari e siete andati su a Cremona, sì. in furgone, con una senza freni. Di... Senza freni. Senza freni. Senza freni è una frase proprio in senso lato. Senza freni, con questo furgone carico di roba, viaggiando per 10-12 ore, esatto. Per poi allestire tutto, stare 2 giorni lì, andare a smontare, rifare un viaggio senza freni. Salutiamo gli amici dell'albergo, li vogliamo ricordare così. Felici. Siete in 3, gestite la room e bene o male siete alla pari, per cui come funziona? Litigate ogni tanto, capita? Su tutte le decisioni. Su tutte le decisioni. Diciamo che come in tutte le squadre ci sono i vari lati, io sono il pessimista, lui è il tecnico esterno che valuta dall'esterno e poi c'è il pratico imbroglione, quello che prova comunque a sistemare le cose a modo suo senza condividere. Quello che descrive meglio Francesco è: ne rompo 3 e ne faccio 1. Però c'è un'apertura a 360 gradi. L'importante è la salute degli animali. L'importante è la salute degli animali, questo sì. Diciamo che vi siete un po' provati. Almeno sì. Questo è per il momento, è la descrizione, il quadro attuale. Però noi anni siamo sui giornali, articoli di giornali, morti a Bari, 3 coriofili. Ecco, ultime direi 2 domande. Situazione acquariofilia in Italia, acquariofilia marina in particolare. Sappiamo che è una cosa molto di nicchia ed è comprensibile perché è costoso, è comunque complesso, richiede un impegno, eccetera, eccetera. Secondo voi cosa si potrebbe fare? E vorrei anche in particolare sentire, se avete qualcosa da dire, il discorso negozianti. Come sono i negozianti? Com'è l'approccio? Come diciamo che il mercato puro a livello commerciale sicuramente non registra i numeri che si potrebbero registrare su altri mercati dove c'è una struttura maggiore, ma anche posso dire un'adesione molto più elevata rispetto all'Italia, dove come hai detto tu rimane un hobby un po' particolare, cioè un po' di nicchia, diciamo così. Quello che abbiamo notato è che la volontà da parte di chi all'interno del settore, non solo dal lato commerciale ma anche dal lato umano, di quello che possono essere le esperienze, quello che magari ha portato noi a essere qui stasera a confrontarci, attivare
un settore molto più ampio rispetto al semplice lato umano, appunto, di questo hobby. Sembra che stia crescendo. Uno dei risultati è stato sicuramente il riavvio dopo il periodo del Covid di una fiera come il Pet Festival l'anno scorso, dove si sono registrati numeri superiori sia come espositori che negozianti, o la presenza di alcuni marchi all'interno delle fiere che un po' mancavano in Italia, anzi mancavano davvero tanto. Quindi la speranza è che questo mood, tra virgolette, che abbiamo avviato e che sapevamo avrebbe portato anche dei movimenti simili di emulazione piuttosto che di sviluppo di quello che facciamo noi, ben vengano. È importante che questo settore, la nostra passione, riesca ad essere un po' più approcciabile, soprattutto a livello anche economico. Quindi tu dici la presenza social è importante per avvicinare sicuramente quante più persone possibili. È il mezzo più veloce, più di impatto per comunicare qualcosa. C'è bisogno perché la gente perde facilmente entusiasmo, la crisi non ha fatto bene, il Covid non ha fatto bene, però secondo me lasciare accesa quella fiammella è l'input giusto per dare, insomma, una nuova vita a quello che può essere una passione, che può essere la coreofilia, una passione qualsiasi. Per quanto riguarda i negozianti, diciamo che noi stessi abbiamo approcciato i negozianti facendo parte del settore da un altro lato, magari promozionale piuttosto che commerciale. Sicuramente sono una parte molto attiva e molto impegnata, nel senso che per poter tenere un'attività di pezzi, nello specifico l'acquariofila, l'impegno e i tempi di un'attività commerciale sono diverse, soprattutto le responsabilità per un'attività commerciale. È un settore che deve necessariamente essere al passo con tutto quello che avviene legato alla tecnologia piuttosto che ai metodi di gestione. E c'è sempre chi lo fa in maniera un po' più attiva, in maniera un po' più dinamica, sfruttando le proprie conoscenze o le voglie di informarsi, essere sempre al passo, o magari chi lo imposta in maniera un po' più commerciale pura, che è, diciamo, quel lato un po' più particolare che potrebbe anche creare dei piccoli problemi neofiti, però come in tutti gli hobby ci sono questi piccoli risvolti. Quindi quello che abbiamo, tra virgolette, sempre affrontato è quello di poter superare anche le esperienze negative, facendo capire che alla fine un'autogestione, piuttosto che la possibilità di confrontarsi con quanti più negozi possibili a livello nazionale, perché no, anche a volte internazionale, sicuramente ti dà la possibilità di avere ancora più interesse in quello che si fa, senza perdere entusiasmo. È facilissimo mettersi in contatto con negozianti di altre regioni, capire il loro parere, capire come la pensano, farsi un'idea comune e non cadere magari in quello che possa essere l'errore di scegliere una scelta unica e magari che non ti dia... Cioè l'approccio giusto sostanzialmente è informarsi da più fonti. Esatto, quanto più possibile. Sì. Bene, allora siamo arrivati alla fine, direi. Ultima domanda, o meglio, l'ultima domanda sarebbe stata il consiglio per il principiante, è una domanda per tutti voi. Ma visto che secondo me avete già un po' risposto, nel senso che il consiglio alla fine è informarsi il più possibile da fonti diverse, questo mi sembra un po' di aver capito, nel caso aggiungete, la domanda è: qual è il peggior errore che può fare un principiante? Non risparmiare. Sono d'accordo. Sì, diciamo, la consapevolezza che è un hobby dove se si cerca un approccio un po' più economico, risparmiando sulla qualità di determinati fattori. Cioè, c'è molta gente che vuole trasformare il suo acquario d'acqua dolce in marino, è la cosa più sbagliata. È la cosa più sbagliata. Ci sono dei parametri non bypassabili. Io concordo con Francesco e Marcello. Risparmiare in prima battuta significa spendere il doppio magari al primo errore commesso, perché è dietro l'angolo. È vero, purtroppo è vero anche questo. E in più, o meglio, più che in più, questo si ricollega al fatto di informarsi prima, sapere bene cosa si va incontro. Sì. Va bene, direi che abbiamo finito, ragazzi. Grazie mille, siete stati super gentili, grazie di averci ospitato. Grazie a voi. Grazie a voi, ragazzi. E Luca, noi ci vediamo domani. Noi ci vediamo domani. Per parlare d'altro. Un tête à tête, esatto. Ci vediamo al Pet Festival. E con voi ci vediamo al Pet Festival. Ovvio. Certo, ovviamente. Feel the waves cut through me, hypnotized.
A un certo punto dirò che Alto diversifica i suoi obiettivi e siamo diventati in un punto della nostra carriera dei venditori di tappeti. Cosa? Va bene. Beh, poi non scateniamo mai. Vuoi che te lo chieda? Ed è intagliabile.